Radio 3 Scienza. Le 11 e 30 e 40 secondi in questo istante, un buongiorno a tutti da Elisabetta Tola, ben ritrovati a Radio 3 Scienza in questo lunedì 22 novembre, un saluto anche a tutte le ascoltatrici, gli ascoltatori che ci seguono in streaming oppure in podcast e scaricano le nostre puntate dal sito di Radio 3 o dall'app Rai Play Radio. Oggi apre all'Auditorium Parco della Musica di Roma la 16ª edizione del Festival delle Scienze di Roma, andrà avanti fino al 28 novembre. Il titolo dell'edizione di quest'anno è Sfide. E cosa potrà fare la scienza appunto nelle sfide della contemporaneità, del presente. Quindi oggi vi daremo un paio di assaggi di due di quelli che saranno gli incontri, che sono molti, si terranno nei prossimi giorni al festival, in parte online e in parte in presenza. Il tema che abbiamo scelto di condividere con voi oggi è quello della nostra storia e la nostra relazione con gli altri mondi, con lo spazio, con l'esplorazione spaziale, al tempo stesso anche con l'idea che in altri luoghi al di fuori della Terra possa esserci della vita, possono esserci appunto altri mondi abitabili. E quindi vi chiediamo se voi per primi siete attirati dall'idea appunto dell'esplorazione spaziale, se vi piacerebbe l'idea un giorno di poter salire su una navicella, andare a vedere altri mondi, incontrare anche altri tipi di esseri viventi. Ma soprattutto quello che vi chiediamo è di raccontare quali sono le opere letterarie, artistiche, storiche o di fantascienza, tra film, libri, fumetti, che vi hanno in qualche modo ispirato, che contribuiscono così a nutrire la vostra immaginazione in merito all'esplorazione spaziale, al nostro rapporto appunto con gli altri mondi. Potete scrivercelo via SMS o via WhatsApp al 335 5634 296 oppure sui nostri profili Facebook e Twitter, dove siamo presenti come Radio 3 Scienza con il 3 in cifra. E io do subito il buongiorno alla nostra prima ospite, Natasha Fabbri, storica della scienza al Museo Galileo di Firenze, protagonista dell'incontro online che si terrà domani, martedì 23 novembre alle 9:45, dal titolo Diventare abitanti del cielo. Buongiorno Natasha Fabbri. Buongiorno a lei e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Benvenuta a Radio 3 Scienza. Allora, con lei andiamo un po' indietro nel tempo, iniziamo proprio da un po' quelli che sono stati forse i primi momenti in cui abbiamo alzato lo sguardo al cielo, forse non proprio i primi momenti, ma in cui abbiamo iniziato anche a elaborare quelle che sono le domande, no? Chissà cosa c'è lì e se c'è dell'altra vita, no? Non è una domanda che è nata senz'altro nel XX secolo. No, il nostro è un viaggio nello spazio e anche un viaggio nel tempo di 3 secoli più o meno in questo incontro di domani, dall'inizio del 1600 ai primi decenni del 1900. All'inizio del 1600 perché la grande sfida è stata quella di puntare ciò che era prima quasi un poco più di un piccolo giocattolo, il telescopio, di puntarlo al cielo. La sfida di superare i limiti della natura umana, dell'osservazione ad occhio nudo, e di puntare verso la conoscenza della vera struttura dell'universo. Ed è questo che ha consentito di sradicare la Terra dal centro del cosmo e di portarla in movimento nel cielo, perché grazie alle osservazioni compiute da Galileo è stato possibile fornire delle prove a sostegno dell'ipotesi copernicana, quindi che la Terra fosse un pianeta esattamente come gli altri, dotato di una luminosità pari, se non addirittura superiore a quella della Luna, e quindi nobile quanto Giove, se non di più. È stato il primo momento. Il primo momento è anche quello in cui cominciano nella testa di Galileo senz'altro, ma anche dei suoi contemporanei, delle persone che degli scienziati, diciamo dei filosofi di quel periodo, degli storici, ma anche degli artisti, Natasha Fabbri, senz'altro. Cominciano a circolare anche delle visioni, delle suggestioni rispetto appunto a cosa potrebbe esserci là fuori. Sì, cominciano ad esserci un fiorire di opere letterarie, tra le quali la più famosa è sicuramente quella di Cyrano de Bergerac, sugli abitanti seleniti,
ma anche opere letterarie, ma soprattutto scientifiche, come quelle dell'astronomo Keplero, un attento osservatore della Luna, che aveva però anche scritto un Somnium, pubblicato nel 1630, nel quale ipotizzava, perché vi credeva fermamente, l'esistenza dei seleniti. E per arrivare poi a fine 800, è sicuramente il più noto è Jules Verne, ma queste opere introducevano anche un altro genere di riflessione, ossia quella di essere non solo degli osservatori, quindi non solo essere uno sguardo che proietta la propria conoscenza nel cosmo, ma essere uno sguardo guardato. La Luna non era solo il luogo del nostro sogno, ma noi forse potevamo essere il sogno dei seleniti. E questo ha creato un percorso non solo trionfale di avanzamento della conoscenza, ma un ripensamento dei valori e dei principi che avevano caratterizzato la riflessione filosofica, scientifica, anche religiosa del pensiero occidentale per oltre due millenni. Quindi un momento di passaggio, diciamo un momento lungo, ci sta dicendo comunque almeno un paio di secoli, ma comunque che inizia proprio un percorso diverso, cioè che ci fa iniziare come umanità un percorso diverso, Natasha Fabbri, quindi quello di cominciare a ragionare anche in termini più relativi rispetto alla nostra posizione nell'universo. Sì, perché la Terra non gode più di una priorità né astronomica né metafisica, né antropologica all'interno del cosmo, quindi c'è una relatività dei punti di vista, la necessità di pensare anche gli altri pianeti, ma anche la Terra in base alle condizioni di abitabilità. E quindi così come studiamo le condizioni di abitabilità di Marte, questo affermavano anche a fine 800, così dobbiamo studiare, mantenere e rispettare le condizioni di abitabilità del nostro pianeta. Possiamo dire quasi un primo momento di consapevolezza, forse ambientale, in un certo senso del rapporto tra noi e l'ambiente circostante? Sicuramente le raffigurazioni che si avevano già a fine 800 della Terra osservata dallo spazio, quindi simulando in modo virtuale in queste bellissime opere, che erano anche opere di divulgazione scientifica, quelle ad esempio di Camille Flammarion, un astronomo e un divulgatore, è una Terra osservata dal pianeta Marte o è una Terra osservata dalla Luna. E quindi il rispetto di ogni forma di vita, non necessariamente quella umana è la forma di vita che deve essere assunta a modello, perché ironicamente, in modo anche un po' provocatorio, alcuni filosofi affermavano che sarebbe stato un ragionamento da pesce asserire la necessità dell'acqua per garantire delle condizioni di vita. Era naturalmente una provocazione, ma serviva a relativizzare fortemente il punto di vista e i principi condivisi dalla scienza predominante al tempo. Ci stanno arrivando già molti messaggi al 335-5634-296. Abbiamo chiesto alle ascoltatrici e agli ascoltatori di raccontarci quali sono le opere artistiche, storiche, musicali, nella fantascienza, che in qualche modo hanno nutrito il loro immaginario extraterrestre o comunque nel rapporto tra noi, lo spazio, possibili altri mondi abitati. E quindi Philip Dick, Ursula Le Guin, il ciclo della fondazione, Clark, c'è chi ci dice, Franco ci dice, ricordo un vecchio romanzo di Robert Heinlein, Pionieri dello spazio, che descrive il trasferimento di una famiglia su una colonia, su un satellite di Giove, Le cronache marziane di Ray Bradbury, Solaris appunto di Stanislaw Lem, anche una canzone, Eugenio Finardi con il suo extraterrestre. Natasha Fabbri, c'è un momento importante che è un po' il passaggio forse tra la Luna e Marte, per così dire, dove cominciamo invece su Marte ad avere delle aspettative, a crearci delle aspettative più importanti, forse anche rinsaldate da osservazioni che poi si sono rivelate non necessariamente accurate e corrette. L'avvento dell'astrofotografia ha mostrato una Luna assolutamente inospitale per l'uomo, quindi anzi caratterizzata da paesaggi che minacciavano la sopravvivenza umana, quindi paesaggi vulcanici, e l'interesse, le aspettative, diciamo il principio speranza
di poter colonizzare un altro pianeta, si è spostato con Marte, alimentato dalle osservazioni di Schiaparelli, un astronomo italiano, che sembrava aver osservato su Marte l'esistenza di canali. Si discusse molto all'epoca se si trattava di canali naturali o addirittura di canali artificiali, frutto di una forma di intelligenza razionale, quindi paragonabile a quella degli esseri umani, degli abitanti della Terra. Questo è stato un dibattito che è andato avanti per qualche decennio. Naturalmente si sono rivelate delle osservazioni che erano frutto di illusioni ottiche, ma questo ha alimentato tantissimo le aspettative sulla possibilità di colonizzare realmente, e non solo colonizzarli da un punto di vista intellettuale o conoscitivo, altri pianeti del Sistema Solare e, in anni recenti, gli esopianeti. C'è un ruolo importante delle immagini in tutto questo, lei farà vedere anche nell'incontro di domani delle immagini, in un certo senso non solo per i non addetti ai lavori, che senz'altro vengono appunto un po' suggestionati e appassionati dalle immagini, però per gli stessi addetti ai lavori, proprio perché l'interpretazione delle immagini non è semplice, dipende molto anche dagli strumenti che abbiamo a disposizione. Le prime immagini che abbiamo di qualità sono quelle di Galileo, che univa un'eccezionale capacità, abilità artistica a delle lenti del telescopio altrettanto eccezionali che gli richiedevano da tutta Europa. Ma c'è la bravissima artista, e ci tengo a nominarla perché era Maria Clara Eymard, una delle pochissime donne che ci ha lasciato delle raffigurazioni non solo della Luna ma anche di altri pianeti di grande intensità. Le mappe selenografiche dell'astronomo Hevelius invece testimoniano questo tentativo di colonizzare intellettualmente la Luna, perché la nomenclatura, le definizioni delle aree della Luna replicano le carte geografiche della Terra, quindi avremo l'isola della Sicilia, la catena degli Appennini, l'Italia, l'Asia e così via. Il bisogno di uniformare, di rendere il più familiare possibile ciò che sino ad allora era quasi sconosciuto. Maria Grazia Di Lodi, Natasha Fabri, le faccio un'ultima domanda. Cita tra le opere che abbiamo chiesto appunto alle ascoltatrici e agli ascoltatori di segnalarci le opere che li hanno ispirati, ma che comunque quelle che abbiamo anche studiato, e cita l'Orlando Furioso di Ariosto. In effetti si va ben indietro nel tempo qui, ma è vero, c'è un po' tutta anche la storia della letteratura e dell'arte poi in qualche modo ha risentito della nostra fascinazione appunto per gli altri mondi. Sì, è come diceva Plinio, la Luna è sicuramente il corpo celeste che ci ha maggiormente affascinato, il più vicino, ma che ha suscitato l'interesse e l'afflato dei poeti, dei pittori, dal romanticismo, poi alla letteratura, ma anche pensiamo alla musica, il mondo della Luna di Goldoni, musicato da moltissimi musicisti, e l'Ariosto, l'Orlando Furioso, è un punto di riferimento un po' per tutta la tradizione, sia scientifica sia letteraria. Un unicum in questa tradizione è segnato da un'opera di un astronomo che aveva grandissime abilità letterarie, che era Capocci, un astronomo napoletano, e che conduce per la prima volta sulla Luna nel 1856 una donna. E quindi è l'auspicio e per la futura presenza femminile sulla Luna. Per la futura presenza femminile sulla Luna, con questo auspicio noi ringraziamo e salutiamo Natasha Fabri, storica della scienza del Museo Galileo di Firenze, che domani, vi ricordo, sarà protagonista dell'incontro online alle 9:45 Diventare abitanti del cielo per il Festival delle Scienze di Roma.